Ciao ragazzi, oggi vi mostrerò il mio metodo per impennare e vi spiegherò un po' come ho imparato e principalmente le basi per riuscire a fare una normale impennata o con un 125 o con in questo caso un 2,5. L'ho testato anche su un TPR di un mio amico, è il metodo principale che funziona. Ora andiamo nel posto dove di solito vado a impennare. Bene, eccoci arrivati, ora vi farò vedere come appunto io di solito o normalmente impenno e vi spiegherò come fare e le basi per fare un'impennata abbastanza controllata e niente. Allora, prima di tutto io in questo momento sono in prima. Molti lo sconsigliano, ma secondo me è un po' una cazzata, perché per imparare a impennare bene devi saperla tirare su in tutte le marce, partendo dalla prima. Quindi non abbiate paura a partire dalla prima e neanche a sfrizionare dalla prima, perché bisogna solo trovare la giusta dosata di frizione e di gas per riuscire a alzare la moto. E in base alla moto ci sono diverse dosate, tipo nella mia si fa così. E in quel momento che ho sfrizionato ero in prima e avete sentito quel leggero rumore quando ho tirato la frizione e dato il gas. Quello lì mi ha permesso di alzare la moto, siccome i giri aumentano viene scaricata la potenza sulla ruota posteriore ovviamente e si impenna. E in base a ogni marcia bisogna dare una sfrizionata maggiore. Ora sono in seconda, vi farò vedere. Ho dato una leggera sfrizionata e non si è alzata come in prima, avete visto che si è alzata più gradualmente. E in base appunto alla moto che avete dovete dare più frizione. Questo è il metodo per, diciamo, sfrizionare. Poi l'altro metodo, che io mi trovo più scomodo siccome parto già ad alti giri di motore e ho un'impennata meno controllata, è il metodo alzandola direttamente di gas. Praticamente quando la moto arriva su di giri, che si sta per aprire la valvola, lo sentirete pian piano abituandovi, dovete lasciare velocemente il gas e riaprire. Ora vi farò vedere, parto in seconda. Imparare a usare il freno, io come ho imparato? Praticamente io non ero abituato a tenere il piede sempre sul freno. Ho fatto 2 settimane ad andare in giro sempre col piede sopra il freno, mai toglierlo, sempre col piede sopra il freno. Non dicendo impennando, ma anche quando si va normale. Quindi pian piano ti abitui a tenerlo lì. Dopo queste due settimane ho iniziato a fare allenamenti di questo genere. L'alzavo in prima di frizione e quando ero su a un certo punto schiacciavo il freno. Ora vi faccio vedere come. Facevo così e poi schiacciavo il freno e pian piano mi sono abituato. Altro importante, quando noi schiacciamo il freno e siamo sopra, quando scendiamo con la moto mai dare un colpo secco di freno e accompagnare la moto quando scende dando un tocco di gas, siccome rischiamo di bloccare la ruota dietro, atterrare troppo forte davanti rischiando noi di ribaltarci in avanti così, e la moto rischia anche di pian piano di spaccare paraoli delle forcelle e niente. Bene, ora vi faccio vedere come fare per non creare questi problemi. In quel momento ho toccato il freno non bloccandolo ovviamente,
e quando la moto scendeva ho accompagnato con un po' di gas. Ecco, un altro argomento base per imparare a impennare: prima di tutto il mio consiglio è di imparare a usare il freno, imparare a tenerla su tutta in una marcia e poi pian piano imparare a cambiarle, che quello viene in automatico. Per i 125 o altre moto di minore cilindrata, quando bisogna cambiare le marce? Le marce bisogna cambiarle quando il motore è su di giri. Non so se riesco a farvi vedere con questo quando cambiare, ma ci provo partendo dalla prima, perché è importante imparare a partire dalla prima a impennare. Non abbiate paura, che tanto non vi ribaltate. Qualche volta vi ribalterete, ma se fate le cose fatte bene, ribaltarsi al minimo. E soprattutto, se ti ribalti in prima, non è come ribaltarsi in terza. Quando notate che il motore è troppo sui giri, dovete cambiare marcia. Ora riprovo e vediamo. Se siete molto intenzionati ad imparare, fate molto allenamento, vabbè, anche mezz'ora al giorno può pian piano portare i suoi risultati. E ora proviamo a grattare la targa e vedere se ci riusciamo al primo tentativo, se sto vecchio si leva. Ecco, vi do una dritta per quando siete così indietro. Praticamente dovete stare attenti anche alla strada, siccome se la strada non è perfettamente dritta come questa, siccome io seguo sempre una stessa linea dove la strada è dritta, se è storta rischiate sempre di stortarvi, e quando siete su e frenerete molto probabilmente rischierete di cadere, quindi fate attenzione. Bene, se avete altre richieste per altri tipi di tutorial, scrivetemelo pure, che ve li mostrerò volentieri. Se volete che io continui questa mini serie di tutorial di diversi tipi di impennate più approfondite, scrivetemelo nei commenti, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video. Ci vediamo alla prossima, e ora vi lascio con la mia impennata. Ciao ciao! Hello.